Buonasera, Fabrizio Ferrandelli. Lei è il candidato alle primarie che ha creato indubbiamente più scompiglio. Contro lei non soltanto il suo partito, comunque ora ex partito Italia dei Valori, ma anche gli altri candidati, come Rita Borsellino, che lo ha definito imbarazzante. Perché? Ma io credo che sono davvero un imprevisto per la scena politica. Io sono un candidato che viene fuori dalla volontà della società civile di poter avere espressione. Vengo fuori da un'assemblea di 39 movimenti che, proprio mentre la politica e i partiti litigavano su tutto, parlando di schieramenti, di percentuali, di sbarramenti, parlavano di programmi, di progetti per la città, di carta etica. E alla fine di questo percorso, che ha scritto un programma di Palermo, hanno chiesto proprio a me di poter rappresentare questo cambiamento. È chiaro che tutto questo non era previsto dalla politica tradizionale, non era previsto che una persona rompesse gli schemi, e soprattutto la mia è un'adesione che trova veramente negli ambiti più impensabili della società e dei partiti il sostegno, una candidatura del polo civico, una candidatura della società civile, ma che è in grado di intercettare il consenso all'interno di quelle aree dei partiti di centrosinistra che possono immaginare di governare Palermo. Per cui comprendo che susciti scalpore perché non era prevista. C'è stato anche un teatrino piuttosto spiacevole nel corso della prima fase delle primarie. Lei è andato nella sede del comitato organizzatore, ha presentato le sue firme, si è sentito dire non è politicamente opportuno. Come si è sentito in quel momento? Ma io comprendo perfettamente che c'è tanta difficoltà all'interno della dirigenza dei partiti, ma che la dirigenza poi non influenza quelle che sono le decisioni della base. Io so che all'interno anche dei partiti e del mondo del centro-sinistra ci sono tantissime persone per bene che hanno voglia di cambiare le cose. Allora è per loro che bisogna resistere, che bisogna continuare anche a interloquire con i partiti e con la parte sana di questi partiti, ingoiando anche dei bocconi amari. Di certo io ho una storia di 5 anni passati nel territorio, passati su strada. Tutte le volte che la mia città ha avuto bisogno di un intervento, ha trovato sempre Fabrizio Ferrandelli al suo fianco, sia che c'era un cittadino senza tetto, sia che c'era uno sgombro dei centri sociali, piuttosto che la vertenza dei cianciaioli o l'esigenza dei piccoli commercianti di riunirsi intorno ai centri commerciali naturali. Io ci sono stato nel cuore di questi 5 anni, le persone non lo dimenticano. Dispiace che forze che dovrebbero porsi il problema del rinnovamento trattano una persona che è una risorsa non come appunto quello che è una ricchezza, ma come una povertà. Quindi questo dispiace sicuramente, ma la realtà supera anche le stesse logiche. Poi fra le persone, fra gli abitanti, fra i cittadini, fra i giovani, l'entusiasmo è grande, c'è voglia di partecipazione, ad ogni incontro è veramente un trionfo, e vediamo tanti cittadini che gratuitamente si mettono al servizio della causa. Io ho inaugurato proprio ieri il 27esimo comitato cittadino, comitati nei quartieri che non costano un euro, cittadini che mettono a disposizione i propri negozi, i propri appartamenti, le proprie persiane e il proprio tempo per diventare riferimento del cambiamento con altri cittadini. Quindi credo che sia un segnale fantastico e straordinario di grande voglia di partecipazione e di rinnovamento della nostra città. Parliamo della faida interna al Partito Democratico. Non pensa di essere in qualche modo uno strumento dell'area Lumia Cracolici Innovazione per far fuori il segretario Giuseppe Lupo? Ma i fatti interni al Partito Democratico è giusto che rimangano interni al Partito Democratico, devono essere i candidati interni al Partito Democratico ad affrontare i temi con la propria classe dirigente. Io non sono interessato a questa faida, è chiaro che ho un grande progetto, che è il progetto del Polo Civico, con dei programmi e con dei paletti ben chiari, e chiunque mi vuole sostenere mi deve sostenere su questo, conoscendo la mia indipendenza, la mia storia e la natura di questa candidatura. Io so che ci sono dei problemi seri all'interno di questo partito, ma tutti i componenti del Partito Democratico sono sostenitori delle intese larghe. Io voglio ricordare che oltre a Cracolici e a Lumia c'è anche Lupo, che in qualità di segretario regionale sigla accordi con il Terzo Polo in giro per la Sicilia, che sostiene il governo lombardo, così come sostiene il governo lombardo anche un altro candidato alle primarie, che è Davide Faraone. Lui è parlamentare
regionale e vota con il suo gruppo dirigente gli atti di Lombardo. Io Lombardo non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, non credo di doverlo conoscerlo se non da sindaco per motivi istituzionali, e non c'è nessun accordo, per cui è chiaro che le accuse e anche di promiscuità devono ritornare al mittente e a chi ha le contraddizioni. Io non ne ho, sono con la gente, parlo di problemi della gente e voglio restare ad occuparmi di Palermo. Chiunque vuole trascinare la discussione fuori e parlare il politichese non credo faccia un buon servizio innanzitutto alla nostra città. Vorrei restare ancora un momento su questo argomento. Antonello Cragolici, capogruppo del PD all'Ars, si sta spendendo molto nei suoi confronti, sia con incontri pubblici, anche ha rilasciato delle interviste. Ha parlato anche di evitare la chiusura col filo spinato all'interno del centro-sinistra per poter dare la spallata definitiva a questo centrodestra. Lei è d'accordo? Ma non solo sono d'accordo, io Cracolici vedo le stesse motivazioni di Lupo, che è lo stesso sponsor di Rita Borsellino, c'è una politica di dialogo con i moderati. Io credo che bisogna parlare senza aver paura, gettando ponti con tutte le parti sane della società, indipendentemente da che parte sono stati. L'importante è che non abbiano delle responsabilità dirette col governo e col disastro della città, ma bisogna parlare, bisogna dialogare, bisogna cercare di fare scoppiare le contraddizioni per poter governare questa città, chiaramente nei limiti che la coalizione deciderà di darsi. Io sono una persona al servizio di una coalizione, non ho mai immaginato di poter dettare regole e condizioni, se non quelle della mia carta etica e del mio programma, alla coalizione in merito di alleanze. Stessa cosa credo che debbano fare tutti coloro che stanno all'interno di questo percorso, però dobbiamo stare attenti. Io credo che se dobbiamo immaginare un dialogo, il dialogo deve essere aperto e non deve essere mai sotterraneo. Io ho paura dei dialoghi che accadono nelle catacombe, dei dialoghi che accadono nelle stanze oscure, dove ci si accorda sotto banco invece che fare degli accordi chiari. E vedo anche dei segnali di incoerenze, penso ad esempio al mio ex partito. Io ho visto che il mio ex partito ha lanciato scongiuri nei confronti, anche imprecazioni, nei confronti delle forze del terzo polo, e poi dall'altra parte invece accetta di far entrare all'interno del proprio gruppo consigliare al Comune di Palermo uomini che vengono dal partito di Saverio Romano, che hanno governato l'Italia con Berlusconi e Palermo con Cammarata. Allora credo che i fatti poi siano argomenti più testardi delle parole. Lei ha già preso questo argomento. Il suo rapporto con Luca Orlando non è stato mai idilliaco, anche quando lei era militante all'interno d'Italia dei Valori, ma negli ultimi tempi è stato veramente terribile ed è terminato anche male con la sua fuoriuscita dal partito. Perché è successo tutto questo? Ma io non ho mai rinunciato al fatto di voler pensare autonomamente con la mia testa e di fare le cose che mi chiedevano i cittadini palermitani. Io arrivo in politica dopo 10 anni di volontariato nel territorio, fra i quartieri più popolari e con le esigenze anche più disperate delle persone. Io ho sempre voluto rappresentare le esigenze della base, senza mai appiattirmi su quelle che erano delle direttive di partito. Io credo che Orlando sia stato sicuramente il miglior sindaco che Palermo abbia mai avuto, l'ho guardato anche come un modello e come un esempio, e tante cose mi ha insegnato, però è chiaro che questo non può mettere da parte il fatto che qua c'è un Orlando che secondo me sta invecchiando male, che dovrebbe guidare la coalizione, che dovrebbe essere un padre nobile, che invece va mettendo sospetti, che va creando divisioni, che va creando scompigli e soprattutto che sta impedendo al nuovo di nascere, al nuovo di emergere. Io l'ho paragonato anche spesso, ricordandogli un suo aneddoto, a quel famoso fico sterile, il fico sterile che impedisce ai rami nuovi di germogliare, quello stesso fico sterile che lui nel 92 diceva essere la Democrazia Cristiana. Lui era un rottamatore della classe dirigente della Democrazia Cristiana, perché diceva che da 30 anni la Democrazia Cristiana aveva gli stessi rappresentanti in politica. La stessa cosa una parte di società lo ha detta a lui, ed è singolare che lui, che è stato il sostenitore di questo modo di intendere la politica, adesso diventi un tappo generazionale. Poi soprattutto io non accetto l'assenza di dialogo e l'assenza di dibattito. Io ho aderito ad un partito pensando insieme ai militanti di poter determinare la linea di un partito e le azioni di governo in città, non di ricevere delle direttive da Roma senza aver nemmeno la possibilità di discutere. I militanti, i tesserati, gli aderenti e i simpatizzanti non sono soggetti da
coinvolgere soltanto in fase di raccolta firme per il referendum o di manifestazione del voto, sono persone con le quali costruire pezzi importanti di futuro. E a noi questa opportunità è stata tolta e noi abbiamo tenuto la testa alta, e quando ci è stato chiesto di fare un passo indietro che mi avrebbe potuto portare chiaramente ad avere un contrappeso, un controcambio, a poter essere ben piazzato anche nelle prossime elezioni regionali o sicuramente in posti del governo cittadino, io ho detto non ho un prezzo, l'unico prezzo che non posso pagare è quello di perdere la mia anima e la ragione del mio impegno. Io ho deciso di fare invece un passo avanti nei confronti della mia città, accettando la candidatura che mi era stata posta dai 39 movimenti della società civile, di voler rappresentare tutti i palermitani che vogliono il rinnovamento. Di qui chiaramente l'inclinazione con un rapporto con Orlando, che invece voleva che si sottostasse a quella che era la decisione, un diktat del partito, senza poter aprire nemmeno discussione. Queste sue perplessità, questi suoi problemi nei confronti dell'Italia dei Valori sono state anche di altri consiglieri comunali, anche consiglieri di circoscrizione, di persone che hanno deciso di seguire la strada che lei ha intrapreso piuttosto che rimanere diciamo dentro il partito. E questa è una cosa che da una parte può gratificarla, ma da un'altra parte le dà qualche pensiero in più, nel senso che è diventato in un certo modo un capo corrente, un leader. Ma a me lascia soltanto tanta amarezza questa vicenda, devo dire non c'è nulla da gioire per come sono andate le cose. So che il consigliere Mattagliano, ad esempio, che è stato uno storico accanto a Leo Luca Orlando, a Villani Scemi, capo del cerimoniale, ha deciso di seguire un percorso che è un percorso di città e di stare a fianco mio. Gli stessi consiglieri dell'ottava circoscrizione si sono dimessi, hanno azzerato la presenza all'interno dei quartieri. I circoli interi dell'Italia dei Valori, il Palermo 2013, il Palermo Futura, con 140 tesserati, stanno animando la mia campagna elettorale, e anche tanti dirigenti del partito, da segretari organizzativi provinciali a componenti dell'esecutivo cittadino, stanno sostenendo questa candidatura, ad indicare il fatto che le basi non accettano le discussioni, anzi non accettano di non avere discussioni all'interno del partito e non accettano le scelte che calano dagli altri. Io credo che questo dovrebbe essere un monito per tutta la politica. Tutta la politica dovrebbe stare attenta a quelle che sono le esigenze delle persone che vorrebbero rappresentare. Io vedo invece sempre più incapacità di dialogare, di aprirsi alla città, di capire cosa sta succedendo e di allargare anche questa l'opportunità di costruzione di un percorso. Devo dire che anche quello che sta accadendo all'Italia dei Valori io lo vivo come un dispiacere. Io non avrei mai voluto che si arrivasse a questa decisione, però in realtà ormai l'Italia dei Valori rimane un simbolo e gli uomini stanno andando tutti via. Risolti anche i problemi con padre Gianni Notari, in un primo momento l'aveva appoggiata, era stato uno dei promotori della sua candidatura, poi in un certo momento si era tirato indietro, poi è ritornata a fare un passo verso di lei. Ma in realtà, avete avuto modo di parlare? Sì, ma non solo di parlare, in realtà anche questa è stata una brutta costruzione veramente voluta da altre forze. In realtà non c'è stato mai nessun problema fra me e padre Gianni Notari, però c'è stato sì un passaggio, che è un passaggio autentico, un passaggio di confronto. Io e Gianni abbiamo avuto sempre un grande dialogo, un grande dibattito, non ci siamo mai appiattiti l'uno sulle posizioni degli altri, abbiamo avuto sempre grande fiducia l'uno nell'altro, altro, ma non per questo rinunciando al dialogo e al dibattito. Ed è vero che c'è stata in una fase, che è stata la fase anche del sostegno di pezzi di partito, un momento di confronto, a dire stiamo attenti, arricchiamoci della presenza di altre componenti, ma non diventiamo appiattiti sulla parte dei partiti, perché noi abbiamo una vocazione civile. Questo è una cosa che è lampante. Noi siamo stati 2 settimane fa a fare una bellissima iniziativa pubblica con il polo civico che abbiamo costituito, dove ci sono tutte le associazioni e i movimenti che ci sostenevano sin dall'inizio. Anzi, abbiamo visto l'ingresso di altre 13 in realtà, e padre Gianni era al mio fianco all'inizio di questa avventura ed è al mio fianco ancora oggi. Questo non significa però, come dicevo, rinunciare alla critica, rinunciare ad interrogarsi, perché il nuovo sindaco e la nuova amministrazione dovrà avere questo come strumento, lo strumento del dialogo, lo strumento del confronto, lo strumento del dubbio, dell'interrogarsi, del capire se ogni passo è saldo, se davvero ognuno ha capito quello che sta accadendo. E questo lo trovo un bellissimo esercizio sia per me stesso ma anche per la nostra città. Lei quindi, lo sanno tutti, è uno che sta molto sul territorio, che ascolta bisogni e le istanze della gente, e con l'esperienza da consigliere comunale anche
ha imparato a conoscere e conosce la realtà del comune di Palermo. Alla luce di tutto questo, pensa che sia effettivamente possibile tirar fuori la città dalla crisi? Personalmente ritengo che saremmo tutti bravi a fare dei programmi, perché non ci vuole molto a fare un programma. Il problema è poi attuarlo, considerato che i bisogni delle persone sono veramente tanti e la crisi sta devastando questa città che già non era in condizioni ottimali. Lei ritiene veramente che ci possa essere una via per uscire da tutto questo? Sì, ne sono convinto ed è anche il motivo che mi spinge a voler guidare questa città. Io sono convinto che questa città non avrà bisogno soltanto di un uomo, avrà bisogno dell'impegno ordinario e straordinario di uomini e di donne e dei cittadini insieme per poter cambiare le cose, ma partendo da quelli che sono i problemi reali, i problemi concreti. Io conosco perfettamente la macchina comunale, conosco anche i problemi che questa città ha e molti dei quali li ho affrontati per poi scoprire che molto spesso i cittadini e i portatori di problemi hanno in sé anche la soluzione a quei problemi e che servirebbe soltanto un'amministrazione capace di ascoltare per poter risolvere queste problematiche, Facciamo un problematiche esempio concrete. pratico, per Noi esempio i senza casa, ancora ci sono famiglie che non questa hanno è una casa. un'emergenza che non dovrebbe esistere. Noi stiamo parlando di soltanto 700 nuclei abitativi in difficoltà abitativa. Su una popolazione di 800.000 abitanti comprendiamo come sia l'1% del problema. Le risposte ci sono. Quello che servono sono i mezzi. Io ho fatto più di una volta delle proposte. Le proposte sono quelle di utilizzare le caserme. Da quando il militare non è più obbligatorio, ci sono intere caserme con bagni funzionanti e docce funzionanti che possono essere utilizzate per l'emergenza abitativa. Poi ci sono dei palazzi, ad esempio, che potrebbero essere utilizzati come albergo cittadino per emergenze. Uno fra tutti, il vecchio ospedale che si trova in via Ingenieros, struttura chiusa e abbandonata che potrebbe dare ricovero alle famiglie. Allora, le misure ci sono. Quello che è mancato in questi anni è stata la sensibilità e la volontà amministrativa. Penso anche a delle politiche di risparmio da poter ottenere. Noi paghiamo circa il 10% dei nostri bilanci comunali per pagare il costo della luce elettrica. Se noi installassimo i pannelli solari su tutti gli edifici di proprietà comunale, da subito azzereremmo i diversi milioni di euro che paghiamo ogni anno di costo della bolletta e guadagneremmo per 20 anni del conto energia che ti eroga lo Stato Poi proprio come bisognerebbe tariffa. fare un piccolo aggiustamento, perché in centro storico pannelli solari sui Ci tetti non sono ce ne le possono tegole essere. fotovoltaiche che superano i vincoli E chiaramente sono più care. della sovrintendenza, ma che sicuramente ammortizzano i costi e questo anzi crea un indotto occupazionale di circa 800 unità lavorative soltanto su Palermo, ma anche l'utilizzo corretto del personale comunale. Noi dobbiamo azzerare le consulenze esterne, valorizzare il personale interno e chi ha più dipendenti si vede che può erogare più servizi. Io ho studiato la pianta organica del comune di Palermo per scoprire cose fantastiche. Noi abbiamo scoperto che abbiamo 87 professori di educazione fisica che svolgono funzioni amministrative e che ad esempio potrebbero essere dislocati nelle palestre di proprietà comunale, quindi a costo zero in fascia pomeridiana per erogare servizi sportivi all'infanzia. Abbiamo degli avvocati che non stanno all'interno dell'avvocatura comunale, il comune viene condannato ogni anno perché non si presenta in giudizio per diverse migliaia di euro, invece potremmo farli presentare in giudizio. Allora è una città gestibile. Penso anche alle bollette elettriche nell'era di internet, alle bollette del telefono, nell'era di internet, della banda larga e di Skype, ancora noi paghiamo bollette veramente esorbitanti di telefonate fra ufficio e ufficio del Comune di Palermo quando servirebbe una cuffietta e usare Skype. Lei parla di cose, sono molte famiglie stanno adottando già questi criteri per risparmiare. Perché secondo lei finora tutto questo, molte cose hanno un costo, tipo le tegole fotovoltaiche hanno un costo anche elevato, però tutto il resto, Skype, non hanno. Perché finora non è stato fatto? Per mancanza di volontà? Perché bisogna tenere tutto fermo? O perché? Io rispondo con sincerità, chiaramente prendendomi anche la responsabilità, come ho sempre fatto, delle mie dichiarazioni. Io credo che l'amministrazione precedente è stata un'amministrazione che non ha tenuto minimamente al bene comune, ma che ha tenuto all'interesse personale. Se c'era da poter mangiare, se c'era da poter aiutare qualcuno, se c'era da poter dirottare delle somme a delle società di amici degli amici, allora la vecchia amministrazione era nelle condizioni di muoversi. Tutte quelle volte che c'era invece da perseguire un bene della collettività, questa amministrazione
rimasta ferma. Io credo che noi avremo bisogno di un'amministrazione che guardi al bene di tutti e non al bene personale del politico, ed è per questo che il primo punto del mio programma riguarda la responsabilità politica degli amministratori, cioè anagrafe pubblica degli eletti, controllo tramite le sedute, tramite la diretta televisiva delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta per vedere come si comportano i nostri amministratori, e soprattutto il controllo di quante volte vanno a lavorare, di quante volte vanno in Consiglio Comunale o in Commissione, di come votano gli atti, perché il cittadino deve sapere che cosa il proprio operaio fa, perché noi siamo dipendenti della cittadinanza e non viceversa. Lei ha già parlato della carta etica. Brevemente. Sì, in sintesi la carta etica impone innanzitutto la trasparenza nelle relazioni fra tutte le forze politiche che accettano il programma. Io ho scelto di essere il candidato sindaco di una parte politica che ha elaborato un programma, e la carta etica vincola tutti i soggetti a dover rispettare il programma, e l'unico accordo possibile è sulla scia di un programma che prevede comunque anche la qualità degli uomini che devono rappresentare quel programma, per cui non potranno stare all'interno delle nostre amministrazione persone che hanno avuto corruzione in passato, che hanno carichi pendenti, che sono stati condannati in precedenza, che hanno svolto più di 5 mandati. Bisogna restituire una dignità alla politica, bisogna soprattutto riavvicinare le persone alla politica, perché quello che è accaduto in questi anni è che la politica si è allontanata dalle persone, ma soprattutto le persone si sono allontanate dalla politica perché la politica è stata soltanto esercizio di potere. Noi dobbiamo ritornare a far diventare la politica per quella che è, una cosa bella che può cambiare le vite delle persone. Per fare questo serve la partecipazione diretta dei cittadini. Lei ha parlato a proposito di quello di cui discutevamo qualche minuto fa, anzi della prima domanda che le ho fatto, il fatto che lei è il candidato che ha creato più scompiglio per le primarie. E su di lei è calata una valanga di fango da più parti, abbiamo parlato dei suoi avversari politici, del suo partito. Tutto questo non l'ha scoraggiata in qualche modo? Ma tutto questo mi ha dispiaciuto sicuramente, ma non mi ha scoraggiato, perché io veramente l'hanno accusata di tutto, di essere qualsiasi cosa accadeva, di fare inciuci con tutti, di essere anche in qualche modo alleato con Lombardo, si pensava alla fine sarà anche il candidato del terzo polo. Tutto questo smontato nei fatti e dalle dichiarazioni. Il terzo polo avrà un proprio candidato, fra l'altro in questi giorni è stato ufficializzato. Lombardo subito si è preoccupato di dire Ferrandelli, mai con Ferrandelli, non lo conosco, non lo vorrei mai, per rassicurare forse il proprio stesso elettorato. Ma al di là di questo è chiaro, è nato pure un gruppo su Facebook che diceva è tutto colpa di Ferrandelli, quando Baggio ha sbagliato il rigore era colpa di Ferrandelli. Che è stato lo stesso clima, se ci riflettiamo, che ha visto anche Giuliano Pisapia a Milano. Quando un candidato esce fuori dagli schemi, rompe tutte veramente le precondizioni dettate dai partiti, diventa veramente un avversario. Questo mi avrebbe scoraggiato all'andare avanti se non ci fosse il sostegno delle persone, se veramente la politica fosse quella soltanto delle segreterie dei partiti. Ma siccome io sto vedendo che c'è tanta voglia in città di partecipazione, di cambiamento, di rinnovamento, e ad animare la mia campagna elettorale sono soprattutto tantissimi giovani con i loro genitori, un patto generazionale fantastico, ma quale rottamazione? Noi stiamo mettendo insieme le persone, stiamo facendo un patto fra i figli, i padri e i nonni di questa città per impedire che ogni anno 15.000 palermitani vadano fuori con i propri talenti ad arricchire altre regioni. Allora tutto questo anzi mi dà forza, mi spinge ad andare avanti, perché alla fine quando il fango in realtà non poggia su nulla, poi squaglia e viene pulito dalla pulizia dell'acqua fresca. Quindi noi siamo sempre fermi nel nostro sentiero, nei nostri percorsi, coerenti ai nostri obiettivi. Alla fine ci scrolliamo un po' le spalle e di tutto questo non rimane nulla, rimane soltanto la forza e il solco forte dei nostri passi. Lei è animato da tanta passione, anche da una grande ambizione, perché altrimenti uno non si metterebbe in politica, diciamolo chiaramente. Però non pensa di essere troppo giovane per questa avventura? Io credo che il dato anagrafico sia una grande, anzi, opportunità, e devo dire che è stato uno dei requisiti. Mi spiego, mi scusi se la interrompo, perché qualcuno potrebbe dire no, è troppo giovane per poter fare il sindaco di una città difficile come Palermo. Sì,
Io devo dire che poi nei fatti abbiamo sindaci, per esempio trentenni a Cagliari, Massimo Zedda, 34 anni, è sindaco di Cagliari, e nei paesi, diciamo, dell'Unione Europea si è già ministri all'età di 28 anni. Bisogna capire questo dato anagrafico. Bisogna capire come ci si comporta, cioè quali sono poi effettivamente gli atti che si fanno, perché personalmente non ritengo, perché uno è giovane è meglio di uno che è più, cioè bisogna dare la persona. L'età da sola non basta, infatti alla mia età io aggiungo la mia esperienza. Io sono una persona giovane che comunque fa politica da 15 anni e che da 5 anni è stato all'interno dell'amministrazione e conosce a perfezione come funziona la macchina comunale. Soprattutto quando stai all'opposizione devi conoscere bene le procedure amministrative, e molto spesso non basta soltanto conoscere le procedure amministrative, ma devi conoscere uomini e fatti. L'età è una grande opportunità che ha a che fare con l'energia, con la voglia di arrivare alle 7 del mattino al comune, di andare via alle 10 di sera se tutto va bene, o di saltare anche una notte. Ha a che fare con la voglia di poter cambiare le cose, ma di servirsi anche dell'esperienza di chi è più là negli anni e che ti può trasmettere davvero tanto. Per questo sarà importante avere accanto a me una squadra di persone con competenza e con esperienza che potranno aiutarmi nella guida della città, perché io credo che il prossimo sindaco dovrà essere una persona che ha la sensibilità di mettere in collegamento appunto esperienze differenti. Ma diventa una componente importante l'età se pensiamo al disastro nella quale si trova la nostra città. La nostra città si trova in una condizione sociale ed economica veramente faticosa e serve davvero tanta energia e tanta forza, e serve poter guardare non ad una consigliatura ma almeno a 10 anni di amministrazione. Quindi un giovane ha davanti a sé verosimilmente la speranza di 10 anni di governo della città, e avere una prospettiva di 10 anni rassicura gli operatori sociali, rassicura gli imprenditori, rassicura le varie categorie, perché rassicura il fatto che sia un interlocutore che ha davanti a sé dei progetti da portare nel breve, nel medio ma anche nel lungo termine. Per cui è stato anche uno dei requisiti per i quali la società civile ha scelto me sul dato anagrafico, perché bisogna avere un'aspettativa di vita abbastanza ampia davanti a sé per cambiare profondamente le cose, non soltanto come un'assicurazione. È quasi un'assicurazione. Chiaramente se il buon Dio ce ne darà l'opportunità, perché è chiaro che questa sarà una componente fondamentale, però è chiaro che un giovane ha davanti a sé molto più tempo per poter sicuramente conseguire i propri obiettivi. Siamo quasi in chiusura, le ultime due cose. Per fare tutto questo ovviamente lei ha bisogno del sostegno totale assoluto della sua famiglia, di sua moglie. Devo dire che io senza mia moglie non potrei fare veramente nulla. Devo dire che è sempre a fianco a me, non soltanto in questa campagna elettorale, ma devo dire che è a fianco a me nelle battaglie. Noi condividiamo profondamente l'impegno nei confronti della città. Non c'è differenza fra la nostra vita personale e la nostra vita sociale. La nostra vita è sociale. Quando tu scegli di occuparti della città, devi farlo con consapevolezza e devi sapere che la tua vita appartiene alla città intera e che non c'è una sfera personale e una sfera pubblica. Quando tutto questo non ti starà più bene, ti dimetti, fai spazio agli altri. Del resto la politica non deve essere per sempre, ma deve essere soltanto l'opportunità di dare il proprio contributo. Io ho deciso di farlo nel pieno delle mie forze. Io non mi immagino politico a vita, non mi immagino sempre all'interno di un ruolo istituzionale. Io vengo dal mondo del volontariato e spero di poter tornare anche presto a rioccuparmi nuovamente dei bambini, diciamo, che mi stanno molto a cuore all'interno dei quartieri difficili. Però credo di dover dare un contributo anche in questa fase dal punto di vista politico. Il giorno in cui sarò stanco, non ce la farò, si faccia spazio. Lei l'ha detto a più riprese durante questa mezz'ora che siamo stati insieme, però per concludere, perché vuole fare il sindaco di Palermo? Perché ho toccato con mia mano e con il mio cuore e con la mia testa i problemi dei palermitani, entrando troppo spesso in empatia. Ho visto sofferenza, ma ho visto anche possibilità di cambiare le cose. Molto spesso la possibilità di cambiare le cose era una semplice firma, era un semplice ascolto, era una parola di conforto. E tutto questo non l'ho visto dall'amministrazione precedente, e soprattutto non vedo persone che hanno a cuore ad oggi il governo della città. Vedo persone che si sono proposte alla carica di sindaco anche dopo anni di assenza dalla nostra città, non conoscendo molto spesso i problemi. Allora, siccome so che al peggio non c'è fine, se tu non ti impegni direttamente non hai diritto di poterti lamentare che le cose non vanno, ho scelto la strada dell'impegno diretto, dando
tutto quello che ho, il mio tempo, la mia passione, la mia competenza per questa città, perché questa città mi appartiene. Io voglio vivere in una città più umana, in una città più vivibile, e quindi per prima devo fare qualcosa per questa città. Ho avuto l'opportunità di conoscere la politica come strumento di trasformazione, credo nella politica come strumento di trasformazione e voglio mettere la mia esperienza politica al servizio della città. Grazie Fabrizio Ferrandelli. Grazie a voi.